Ciao ragazze, io sono Ross e questo è un workout per la categoria Fusion. Faremo esercizi per allenare tutto il corpo e quello che ci servirà è il tappetino, due manubri, il peso dei manubri va scelto a seconda del vostro livello di allenamento, l'interval timer che andremo a impostare con 40 secondi di lavoro, 20 secondi di pausa per 12 round e il diario di allenamento che potete scaricare dal sito corefxfitness.com e comunque vi lascio qui sotto nell'info box il link. Il diario di allenamento ci permetterà di segnare le ripetizioni dei singoli esercizi e di calcolare a fine workout il punteggio con il CFX che per questo allenamento è 6,5. Ora riscaldatevi e cominciamo. Primo esercizio. Prendo i manubri. Deadlift. Scendo col busto, schiena dritta, gambe leggermente piegate. Salgo, contraggo i glutei. Hammer curl. Piego le braccia e shoulder press. Le stendo sopra le spalle. Ritorno. E questa è una ripetizione. Faccio partire il timer e cominciamo. Controllo il movimento. Ok, segno le mie ripetizioni, mi preparo per il secondo esercizio, gambe ai lati, un po' distanziati, in modo tale che al centro faccio uno squat, dopo aver fatto knee up, saltello, saltello, knee up, al centro, divarico e squat, inizio. Scendo giù bene. Questa è una rep. Ok, segno le ripetizioni. Un dumbbell solo. Mi metto in posizione di ponte. Quindi salgo su in ponte, poi porto il manubrio sopra la testa e sit up. Di nuovo, via. Ponte. Sit up. Controlla il movimento. Ok. Appoggio il manubrio, segno sempre le mie ripetizioni. Quarto esercizio, triangle pose. Metto i piedi in questa posizione, le gambe sono tese. Scendo, porto la mano dove c'è la punta del piede oppure la caviglia. In questa posizione, one leg deadlift e knee up. E ritorno. Cambio gamba. Controllo bene il movimento, lavoro l'addome. Rimango concentrata. E di nuovo dal primo esercizio, deadlift.
Respiro, ragazze. Mi preparo. Non importa eseguire tante ripetizioni, l'importante è eseguirle nel modo corretto. Ok, secondo esercizio, distanzio bene i piedi, così mi permettono di fare uno squat al centro. Mi concentro sull'esercizio, sulla combo. Knee up, saltello, saltello, knee up. Al centro, squat, scendo, prendo i pesi, salgo, contraggo i glutei e scendo di nuovo. Appoggio i pesi. E di nuovo. Un solo manubrio, posizione di ponte, prima faccio il sit up, quindi braccia tese, peso sulla testa, sit up, a questo punto peso sul bacino, hip bridge, e questa era una rep. Nel frattempo sto salendo sul tappetino, andando sempre più avanti. Ok, e ora mi preparo per il quarto esercizio, che è senza pesi, è una combo a corpo libero. Triangle pose. Mi raccomando, qui alleniamo l'equilibrio e il core. Scendo sulla gamba e ginocchia in alto, ritorno, posizione iniziale, cambio gambe. Ok, non importa se perdete un attimo la concentrazione, il sangue comunque fluisce al cervello. Mi fermo un attimo e ricomincio. Ok. Forza ragazze, di nuovo, tutto da capo per l'ultima volta. Cerco di andare un pochino più veloce. Deadlift. Hammer curl, shoulder press. Dai, dai, forza! Ok, segno le ripetizioni, distanzio i pesi per il secondo esercizio,
C'è le prove? Ok. Prendo fiato. Knee up. Saltello, saltello, knee up. Al centro. Giù in squat. Prendo i pesi, salgo. E ritorno. Ok, terzo esercizio, prendo solamente un manubrio, posizione di ponte, prima sit up, quindi braccia dietro col manubrio sulla testa, sit up e poi bacino su. Dai ragazzi, l'ultimo esercizio, senza pesi, su in piedi, preparo già i piedi, forza, gambe tese, su una gamba tesa e poi knee up, scendo. Posizione iniziale, giro le punte dei piedi. Dai, forza. E ok, ragazze, un piccolo defaticamento insieme. Inspiro sulle braccia, espiro giù, di nuovo inspiro, espiro giù, inspiro ed espiro. Piccolo stretching per le gambe. Prendo la punta del piede, mi posso appoggiare a una sedia, devo strecciare bene il quadricipite. Quindi, tallone al gluteo. Cambio gamba. Respiro. Ora, una gamba leggermente piegata, l'altra tesa, metto di qua così vedete meglio, scendo e prendo la punta del piede, la schiena rimane dritta, avvicino leggermente il busto alla gamba che rimane tesa. E cambio. Ora porto un braccio davanti, tiro, streccio per bene, apro e tiro bene. Ultimo esercizio di stretching, dietro mi prendo le mani. Se eventualmente non riuscite a toccarvi le mani, potete usare un asciugamano.
Cambio. Oltre ad essere costanti con l'allenamento, siatelo anche con l'alimentazione, che deve essere il più sana possibile. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollice in su, condividetelo per permettere ad altre persone di rimanere o mantenersi in forma e noi ci vediamo al prossimo workout. Ciao!